Benedetto Santa Paola, detto Nitto, è un mafioso italiano, considerato uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. È soprannominato anche il cacciatore, per via della sua passione per la caccia, e il licantropo, poiché affetto da una rara psicosi, la licantropia clinica. Negli anni 60, Catania era una città non ancora in pieno sviluppo, dove trovare un lavoro stabile era difficile, specialmente nel quartiere povero di San Cristoforo. In quest'ambiente degradato, la delinquenza rappresentava spesso l'unica via per sopravvivere e portare soldi a casa. Nitto Santa Paola nasce nel quartiere di San Cristoforo da una famiglia povera ed è affetto da diabete. Frequenta una scuola salesiana, ma abbandona presto gli studi per dedicarsi alle rapine. Insieme ai suoi coetanei, la criminalità diventa un modo per vivere e Nitto si distingue presto come leader della sua banda. La sua fame di potere lo porta a scalare rapidamente i ranghi della piramide mafiosa. Affiliatosi alla famiglia di Catania, diventa capodecina del boss Giuseppe Calderone. Entra in conflitto con il clan dei Cursoti e i Carcagnusi, bande criminali che gli contendono la gestione degli affari illeciti a Catania. La faida prosegue fino al 1978, con numerosi omicidi tra entrambi gli schieramenti. Gli omicidi erano all'ordine del giorno. Catania era diventata un campo da guerra, mattanza pura. Tanti persero la vita, il prezzo da pagare per chi vuole intraprendere il rischio dei soldi facili. L'8 settembre 1978 segna un punto di svolta per Nitto. Su ordine dei corleonesi di Totò Riina, è costretto a uccidere il suo capo Giuseppe Calderone, nonostante la sua lealtà verso di lui. In quel mondo non c'è spazio per emozioni o esitazioni, poiché un rifiuto significherebbe la condanna a morte. Santa Paola esegue l'ordine, segnando la sua ascesa al comando di Cosa Nostra nel capoluogo etneo. Dopo l'uccisione di Calderone, scoppia una sanguinosa faida a Catania tra i fedelissimi di Santa Paola e quelli di Alfio Ferlito. Il 16 giugno 1982, Ferlito viene ucciso con 3 carabinieri nella strage della circonvallazione di Catania. Santa Paola viene condannato come mandante al maxiprocesso di Palermo. Questo evento segna una frattura insanabile tra i clan, con Salvatore Pillera che forma un gruppo autonomo. La frattura viene ricomposta nel 1995, ma una frangia del gruppo di Pillera continua il conflitto contro i Santa Paola. Il 3 settembre 1982, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie e un agente di scorta vengono uccisi nella strage di Via Carini. Santa Paola viene inizialmente accusato, ma poi assolto. Giovanni Falcone è convinto che Santa Paola sia coinvolto nel delitto, legato agli affari dell'imprenditoria catanese. Tommaso Buscetta rivela che uomini di Santa Paola parteciparono all'omicidio Dalla Chiesa per ricambiare il favore dell'uccisione di Ferlito. Tuttavia, Santa Paola viene assolto in tutti gli altri gradi di giudizio. L'11 novembre 1983, la Guardia di Finanza arresta una quarantina di persone nei casinò di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e St. Vincent. Una società legata a Santa Paola si sarebbe accaparrata la gestione del casinò di Campione e avrebbe corrotto politici per aggiudicarsi l'appalto del casinò di Sanremo. Giovanni Brusca racconta che Santa Paola riusciva a riciclare ingenti somme di denaro attraverso Ilario Legnaro. Anche questa volta, Nitto Santa Paola viene assolto per insufficienza di prove. Il 23 maggio 1992, Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta vengono uccisi nella strage di Capaci. Santa Paola viene condannato all'ergastolo come mandante. Il 19 luglio 1990, Paolo Borsellino e la sua scorta vengono uccisi nella strage di Via D'Amelio. Anche in questo caso, Santa Paola viene condannato all'ergastolo, con la sentenza confermata nel 2008. L'ispettore capo Giovanni Lizio, oltre alla sua attività investigativa anti-racket, era molto vicino ai segreti del clan di Santa Paola. Per estendere la strategia della tensione da Palermo a Catania, viene ucciso il 27 luglio 1992. Santa Paola viene condannato all'ergastolo come mandante nel processo Orsa Maggiore. Giovanni Brusca afferma che l'omicidio fu voluto da Totò Riina.
Maurizio Avola racconta che Santa Paola era contrario all'uccisione di Falcone e di Poliziotti, ma accettò l'omicidio di Lizio per compiacere Rina. E dopo tutto, chi si sarebbe rifiutato mai ad un ordine del capo dei capi? Nitto sa benissimo a cosa sarebbe andato incontro e per avere una vita più tranquilla accettò senza esitare, beneficiando della fiducia di Totò, Riina e di tutti i corleonesi. All'alba del 18 maggio 1993, Santa Paola viene arrestato dopo 11 anni di latitanza in un casolare nelle campagne di Mazzarrone. Finisce così la sua libertà, dimostrando che, come insegnano le storie dei grandi boss, prima o poi lo Stato vince sempre. Viene condotta l'operazione Luna Piena, che porta alla sua cattura. Al momento dell'arresto, Santa Paola non oppone resistenza. Il reggente del clan Santa Paola diventa il nipote Aldo Ercolano, arrestato il 27 marzo 1994. La notte del 17 dicembre 1993, l'operazione Orsa Maggiore porta all'arresto di 156 affiliati e fiancheggiatori del clan Santa Paola. L'operazione è basata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Claudio Severino Samperi e coinvolge circa 1000 agenti. L'1 settembre 1995, la moglie di Santa Paola, Carmela Minniti, viene uccisa dal collaboratore di giustizia Giuseppe Ferone. Ferone racconta ai giudici di averla uccisa per vendetta, dichiarando: «L'ho ammazzata per far provare a Santa Paola, che non aveva fatto niente per bloccare i killer di mio padre e mio figlio, lo stesso dolore che io ho provato». La storia di Benedetto Nitto Santa Paola è un chiaro esempio di come la criminalità organizzata possa prosperare in contesti di degrado e mancanza di opportunità economiche. Nato in un quartiere povero di Catania, Santa Paola ha trovato nella delinquenza un modo per emergere e acquisire potere. La sua ascesa all'interno di Cosa Nostra è segnata da una serie di omicidi e atti di violenza che hanno contribuito a consolidare la sua posizione di comando. La vicenda di Santa Paola mette in luce anche il ruolo complesso e spesso ambiguo delle relazioni tra mafia, politica e imprenditoria. Le sue attività nei casinò e le accuse di corruzione politica indicano una rete di complicità che va oltre il semplice crimine di strada. Queste connessioni hanno permesso a Santa Paola di mantenere il potere e l'impunità per anni, nonostante numerosi arresti e processi. Gli omicidi di figure chiave come il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e il giornalista Giuseppe Fava mostrano la brutalità con cui la mafia reagisce a qualsiasi minaccia alla sua esistenza. Questi omicidi hanno avuto un impatto devastante sulla società italiana, ma hanno anche catalizzato una risposta dello Stato e della società civile, determinata a combattere la criminalità organizzata. L'arresto di Santa Paola dopo 11 anni di latitanza rappresenta una vittoria importante per le forze dell'ordine e per lo Stato italiano. Tuttavia, la sua cattura non ha segnato la fine della mafia in Sicilia, ma ha dimostrato che la lotta contro la criminalità organizzata è lunga e complessa, richiedendo un impegno costante e determinato da parte di tutte le istituzioni e della società civile. Infine, le ritorsioni subite dalla sua famiglia, come l'omicidio della moglie Carmela Minniti, evidenziano la ferocia dei conflitti interni alla mafia e il prezzo umano pagato da coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in questo mondo criminale. La storia di Nitto Santa Paola è un monito sulla necessità di affrontare le radici economiche e sociali della criminalità, promuovendo lo sviluppo e l'inclusione sociale come strumenti per prevenire il radicamento della mafia nelle comunità.
Grazie per aver visualizzato questo video sulla storia di Nitto Santa Paola. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sui prossimi video e approfondimenti.